Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Come va? Oggi è una giornata particolare perché i mercati delle criptovalute stanno correndo, stanno dando buoni risultati, soprattutto per l'analisi di Bitcoin, che devo dire la verità ha rispettato alla perfezione quello che abbiamo detto lunedì e quindi un po' di operazioni di trading sono andati ampiamente positive, ragazzi. Quindi sono un po' euforico, oggi sono molto contento di questo periodo e sarà secondo me ancora più florido nei prossimi mesi, almeno speriamo. Oggi ritorniamo a parlare della nostra serie, quella che sto portando avanti da un po' di settimane, relativa a investire a 20 anni. Questi consigli, questa metodologia per operare per chi è un po' più giovane, ma anche per chi non lo è, ragazzi. Ho dato questo nome a questa serie, però in realtà, diciamo, vale un po' per tutti. Non è che c'è bisogno di avere 20 anni, insomma, per fare questi investimenti. Se siete un po' più giovani è un po' meglio perché vi sbrigate prima, insomma, avete più tempo, il solito discorso. Ma poi alla fine quello che conta è la perseveranza. Perciò potete farlo tranquillamente anche a 40 anni. Bene, bentornati a tutti in questo nuovo video dove parleremo delle tre regole importanti, le più importanti per costruire un investimento vincente. Investimento vincente può essere anche un semplice trade, ragazzi, un semplice trade che dura, non so, 20 minuti, va bene, anche quel trade deve avere queste tre regole perché sono le regole più importanti di tutti. Quindi non mi riferisco solo e unicamente a un investimento di lungo periodo, di medio periodo, da cassettista in generale, ma mi riferisco a tutte le tipologie di investimento di cui ho parlato nel precedente video, ragazzi, quello che trovate qui sulla mia testa, l'ultimo fatto la scorsa settimana, dove è possibile fare investimenti, che cos'è un investimento, come quali sono i beni che possono generare profitti. Prima di andare ad elencare queste tre regole importantissime per costruire un investimento vincente, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto, ragazzi, lasciate un mi piace su questi video che spero possano dare un grande contenuto, un grande valore aggiunto alla community di Trading On e a voi stessi. E perché no, ragazzi, farvi fare qualche profitto, che è la mia mission in sostanza, cioè formare tutti i trader per crearsi i propri profitti, le proprie rendite. La prima caratteristica che deve avere un investimento vincente è il corretto profilo di rischio. Qui, ragazzi, potremmo parlarne per giorni, giorni e giorni e non se ne uscirebbe più perché vi assicuro che questa particolare regola, questa particolare caratteristica è estremamente soggettiva e tutto ciò che è soggettivo è estremamente complesso. Tantissime amministrazioni a livello di regolamentazioni governative, statali, ma anche europee, perché no, hanno lavorato su questa famosa frase del corretto profilo di rischio, istituendo la MiFID e poi varie regolamentazioni che sono mutate nel tempo. Insomma, per farla breve, ragazzi, che cos'è questa cosa? Cos'è il corretto profilo di rischio? È quello che vi viene da dentro, ragazzi, perché qui non siamo in banca, quindi non c'è bisogno, diciamo, di profilarvi a livello di regolamentazione, ma parliamone in maniera effettiva, in maniera realistica. Quando voi avete una sensazione di tensione, di ansia relativamente a un investimento, quel investimento è eccessivamente rischioso rispetto al vostro profilo di rischio. Il profilo di rischio di ognuno di noi è mutevole nel tempo, quindi non vi preoccupate se all'inizio, per inesperienza, perché la prima volta che lo fate, avete un po' di ansia a fare un determinato tipo di investimento. È normale. Questo significa che la prima volta che fate magari questo tipo di investimento dovete semplicemente magari ridurre il capitale investito, investire meno, ragazzi, investite meno. Quando sentite questo tipo di sensazione, la paura, l'ansia, ma perché no? Anche quella smania che vi viene di controllare ogni 2 minuti come è andato a finire quell'investimento, mi riferisco, insomma, a tutti quelli che fanno magari anche investimenti piccolini, giocano le piccole scommesse, ogni 2 minuti li controllano, perché evidentemente c'è un eccesso di investimento. Quindi corretto profilo di rischio uguale quando voi, dopo aver fatto questo tipo di investimento, state belli tranquilli, sereni, che tutto sommato, anche se va male, non cambia niente. C'è un modo per gestire e controllare questa cosa del profilo di rischio. Immaginate nella vostra testa la situazione peggiore, cioè quella che va tutto storto, quella che va tutto male, quell'investimento che voi avete fatto, proprio si verifica il famoso cigno nero. Magari parleremo bene del cigno nero in un altro video. Se si verifica questo evento catastrofico, cosa succede?
Cosa provate? Allora, provate a focalizzare, a visualizzarlo nella vostra mente, l'evento peggiore di tutti. A quel punto dite, ok, non mi cambia niente nella vita, corretto, profilo di rischio. Oppure, è una cosa drammatica, mi rovino il prossimo anno della mia esistenza, non corretto profilo di rischio. Abbandonate quell'investimento oppure semplicemente riducete il capitale di rischio. Seconda regola fondamentale per costruire un investimento vincente, ragazzi, una regola che non ne parla mai nessuno: rispettare il vostro tempo, la disponibilità di tempo dell'investitore. Questa cosa, ragazzi, è fondamentale. Scrivete queste regole, ve le attaccate alla vostra bacheca, davanti al vostro monitor da investitori, da neo trader che si stanno formando, e mettete questa regola in super grassetto con i caratteri giganteschi. Rispettate la disponibilità di tempo che avete, altrimenti, ragazzi, succede che andate a fare overtrading, cioè andate a iniziare a tradare troppo, a fare investimenti eccessivamente complicati per voi, che vi tengono attaccati a un monitor dalla mattina alla sera. Non avete quel tempo, quindi non avendo quel tempo succede che in sostanza andate in stress, sbagliate, emotivamente siete coinvolti da ansie costanti, l'investimento va malissimo, ragazzi. E poi parliamoci chiaro, l'investimento, investire, soprattutto per chi è giovanissimo, deve essere una cosa positiva, non dobbiamo trasformarlo in una cosa negativa. Quindi, per essere una cosa positiva, investire sui mercati, voi dovete rispettare la vostra vita, rispettate voi stessi, rispettate il vostro tempo a disposizione. Ci sono sempre quei 10 minuti, 20 minuti al giorno in cui non si fa assolutamente nulla, o peggio ancora lo si perde davanti a un social o a qualcosa di totalmente inutile. A quel punto, ragazzi, utilizzate quel tempo per pensare, focalizzare, visualizzare la vostra tecnica di investimento. Scegliete un investimento che vi dà la possibilità di poter stare sereni e di non dedicare più di 10-20 minuti della vostra giornata a guardare, controllare, monitorare la vostra posizione. È molto più facile di quello che si pensa, ragazzi. Basta semplicemente ragionare un po'. Spesso quando si inizia siamo davanti all'ottica di dire divento milionario, faccio un sacco di soldi. È sbagliato ragionare così. Rispettate voi stessi, rispettate il vostro tempo, datevi delle regole. La seconda regola è la più importante di tutte per costruire un investimento vincente. Terza e dulcis in fundo, come si dice, un investimento deve essere comprensibile per voi. Questa è un'altra delle regole fondamentali per costruire un investimento vincente. Se andiamo a fare un investimento su qualcosa che non comprendiamo, ragazzi, attenzione, campanello d'allarme. Vi ricordate i famosi film degli anni 90, quando si accendeva Dangerous, il cartello con la scritta rossa che lampeggiava? La stessa identica cosa, la stessa identica cosa dovete fare quando non comprendete un investimento. Il vostro amico fruttivendolo, il barbiere, vi ha detto che investire su quel tipo di prodotto o quella coin che ha letto su internet e quant'altro porta risultati e bla 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 che nessuno conosce, diventate miliardari. La storia è sempre la stessa degli scam, ragazzi. Agire sull'emotività delle persone, soprattutto quelle giovani, è assolutamente una storia ripetuta che funziona alla grande, perché è un problema legato alla nostra persona. Gli esseri umani siamo tutti così. A quel punto ragionate e dite: ma questo investimento lo comprendo, è comprensibile per me, è adatto a quello che sono io, a quello che so fare, a quello che non so fare. A quel punto, se non lo comprendete, non sapete cosa stanno facendo, lasciate stare. Nel mondo ci sono migliaia di possibilità di fare profitto, ragazzi, migliaia. È meglio vendere una limonata a un chiosco piuttosto che andare a fare un investimento del genere che non comprendete in maniera assoluta. Perché cosa succede? Nel momento in cui l'investimento non va come deve andare, ragazzi, non lo riuscite a gestire perché non sapete quello che è, non sapete cosa sta succedendo. E mentre nel momento in cui l'investimento va bene, allora è tutto rose e fiori, neanche lì, perché non sapete quando uscire. Se non comprendete lo strumento, non comprendete questo tipo di investimento, non dovete farlo. E allora, a questo punto, il mio consiglio bonus per concludere questo video, ragazzi, molto molto semplice: quando iniziate un vostro percorso di investimento e avete deciso di fare qualcosa, dovete scegliere una cosa su cui investire, soprattutto all'inizio. Fatene solo una, ragazzi, una. Ricordate la legge di Pareto, focalizziamo.
una sola cosa, a quel punto dite: io voglio fare questo investimento perché il profilo di rischio è corretto, il tempo che devo dedicare a questo investimento è corretto per me, rispetta la mia giornata. A quel punto dici: ma io questo investimento lo voglio fare. Datevi una regola, fissatela nella vostra mente: ho un mese di tempo per comprendere tutto ciò che riguarda questo investimento, e studiate tutto quello che riguarda questo investimento, un po' come si fa, ragazzi, quando andiamo a fare le ricerche sul nostro miglior smartphone, oppure quando dovete comprare un'auto e andate a vedere tutte le macchine più belle che ci sono, quella è il motore così, il processore fatto in questo modo. Alla stessa cosa, ragazzi, sugli investimenti: avete deciso di fare quel tipo di investimento, ad esempio investire su un ETF che investe sul mercato biotecnologico, magari questo anche perché oggi siamo in questa fase del coronavirus cinese, allora andate a studiare quel settore, andate a informarvi. È anche estremamente affascinante perché iniziamo a comprendere delle realtà, magari scopriamo delle aziende che non sapevamo neanche l'esistenza, possiamo parlare la sera in pizzeria con gli amici, insomma quel mese lo dedicate a scoprire tutti i dettagli di quel vostro investimento, lo fate vostro, a quel punto siete pronti per costruire un investimento vincente. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, queste erano le mie tre regole fondamentali per costruire un investimento vincente, applicatele tutte e fatemi sapere nei commenti se sono andate a buon fine, cosa ne pensate di queste regole e soprattutto avete qualche consiglio, qual è la vostra regola d'oro per fare un investimento vincente. Ci vediamo in settimana con il prossimo video, ciao!